Questo è stato sicuramente un fantastico weekend che mi ha visto partecipare per la prima volta come press alla presentazione, al lancio ufficiale delle ASICS Metaspeed Plus nelle due versioni Edge e Sky. Io ho utilizzato la Sky e tra l'altro il sensore RunScribe sta ancora caricando i dati dopo la mia corsa. Ho partecipato per la prima volta anche come filmmaker alla gara del 5 km, 10 km e mezza maratona, dove gli atleti ASICS hanno tentato di battere e ci sono riusciti in maniera importante alcuni record nazionali e sicuramente il loro personal best grazie a queste nuove scarpe. Oggi però non ho il tempo di fare una recensione completa, quindi lascio la parola al mio amico Filippo Pavesi di Correre, che ci racconta in dettaglio tutto quello che riguarda questa scarpa. Filippo, come sapete, è uno dei principali esponenti del podismo italiano a livello di calzature. Ha progettato 30 anni fa le prime scarpe con fibra di carbonio. Voi nel frattempo stay strong, keep running, non perdetevi nei prossimi giorni le recensioni complete. Sarebbe in effetti davvero gustoso, perché ho fatto dei video pazzeschi, ma non so quando saranno pubblicati. Ora, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao! Filippo, abbiamo visto il lancio delle Metaspeed Plus. Cosa ne pensi di questa scarpa? È sicuramente una bellissima evoluzione del progetto Metaspeed su cui l'ASICS sta lavorando negli ultimi anni, e che è sostanzialmente la scarpa più evoluta e più prestazionale che la casa giapponese è riuscita a sviluppare. In questo caso qua hanno fatto tesoro di tutto quello di buono che c'era già nelle prime versioni e hanno però migliorato ulteriormente alcuni ingredienti determinanti. Quello più visibile e più importante è l'aumento di volume dell'intersuola, che ha avuto un incremento notevole sia proprio come volume complessivo che come altezza, che è aumentata sia anteriormente che posteriormente di alcuni millimetri. Inoltre, in particolare, vedete anche la geometria è stata un po' rivista e sostanzialmente è stato aggiunto più materiale, soprattutto sotto le dita proprio, con una curvatura più rapida, più accentuata nella parte terminale prima dello stacco. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe, Filippo? Queste scarpe sono sicuramente adatte a un numero importante di runner, ma che abbiano la volontà e il piacere di cercare di fare il loro limite personale, in buona sostanza, per quelli che cercano di andare il più veloce possibile, possibilmente anche più veloci di quello che andavano con le scarpe da gara che hanno usato prima. Rispetto al modello precedente, secondo te sono più veloci oppure le caratteristiche che ha indicato le rendono comunque già veloci nel passato? Allora, una risposta ce l'avremo sicuramente domani, quando tu per esempio vedrai se riuscirai a scendere ulteriormente sotto il tuo record personale o meno sui 5 km. E direi che potenzialmente comunque c'è spazio per poter dire che sono più veloci, proprio perché l'incremento di volume importante di questo materiale estremamente elastico su base nylon con cui è costruita l'intersuola, che permette quindi di accumulare e restituire una maggiore quantità di energia elastica, permette quindi di essere più efficienti. A questa migliorata efficienza dovuta all'aumentata disponibilità di materiale sotto il piede contribuisce anche il nuovo posizionamento del plate, che è stato completamente rivisto e che in questo caso è stato portato più vicino al piede per aumentare al tempo stesso sia la possibilità di distribuire su tutto il maggior volume del materiale ammortizzante ed elastico le forze distribuite sulla superficie del plate, che poi si traducono non solo in miglior ritorno elastico ma in maggiore stabilità, quindi miglior controllo e di nuovo miglior efficienza. Ho visto che hai parlato con gli ingegneri di ASICS, so che tu comunque sei uno dei più grandi progettisti italiani, il miglior progettista italiano. Cosa ne pensi del plate che hanno implementato con questa scarpa? Ma direi il plate è molto interessante, certamente sicuramente sviluppato al meglio. Diciamo che incuriosisce parecchio il vedere che su questa seconda versione, questa è la Metaspeed Sky Plus, come hanno battezzato questa seconda versione, il plate ha subito un notevole miglioramento, direi un notevole cambiamento che è potenzialmente un notevole miglioramento, proprio con questo diverso posizionamento che potrebbe contribuire notevolmente alla migliore efficienza.
Però il plate in sé non è cambiato tanto rispetto a quello della sperimentata versione precedente. Tutto diverso invece è il discorso sulle scarpe da pista. Invece Filippo, cosa ne pensi del Flight Foam Turbo, che secondo me è davvero fantastico? Indiscutibilmente uno dei materiali più reattivi sul mercato. Probabilmente il più o a livello dei migliori insieme a qualcuno di qualcun altro dei brand competitors, ma certamente un materiale con un'elasticità notevole, con un aumentato ritorno ancora di restituzione dopo la compressione e con una leggerezza invidiabile. È decisamente più leggero del 90% degli altri materiali sul mercato. Invece so che è una cosa abbastanza irrilevante, ma hanno cambiato anche la tomaia. Cosa ne pensi? Dunque, a me piace molto questa nuova tomaia. È stata leggermente, direi, ammorbidita, resa più comoda e il fit è stato migliorato molto, anche perché è un ingrediente invisibile, ma una nuova tomaia, in certi casi come questo, vuol dire una nuova forma su cui è montata la scarpa. In questo caso ASICS ha saputo migliorare ulteriormente la forma che determina il volume interno della scarpa, quindi il comfort sostanzialmente, e questa direi che è ancora più confortevole, sia per un guadagno soprattutto a livello dell'avampiede, per me ad esempio quel piede largo risultava un po' strettina, e per una parte più avvolgente nel mesopiede e ultimamente anche per una migliore guida nel retropiede. È un pochino, un pelo più strutturata, un pelo più imbottita nella parte proprio intorno al contrafforte. Hanno cambiato anche i lacci, in questo caso sicuramente non si slacceranno più, cosa ne dici? Qua hanno adottato la formula del laccio, come dire, con un profilo segmentato, per cui la tessitura del laccio fa sì che ci siano dei profili sinusoidali in sostanza che creano un'aumentata resistenza allo scorrimento all'interno dei fori. Quindi se vogliamo si fatica un momento di più a tirarle e a regolarsele per bene, però intanto ciascun singolo segmento mantiene meglio la posizione che gli si dà in ciascun punto specifico del piede. Inoltre, che è la cosa più importante, riduce, portandole praticamente a zero, le possibilità che si sciolga inavvertitamente la lacciatura. Invece a livello di battistrada è leggermente cambiato, ma non così cambiato. Abbiamo visto che nei prototipi ne hanno fatto diverse versioni. Cosa ne pensi? Battistrada mi piace molto, come già anche era la versione precedente. Sì, in questo caso sostanzialmente hanno, diciamo, configurato in maniera leggermente diversa la gomma, posizionandola ancora più accuratamente nelle zone dove in effetti c'è consumo e anche necessità di trazione, e invece riducendola un pochino altrove. In questo caso vedete leggermente più stretta qua in questa parte, è diventata anche bianca questa zona mediale che comunque c'è e contribuisce anche un po' alla stabilità o anche alla trazione quando uno appoggia con tutto il tallone, però per il resto rimane assolutamente efficiente. È anche evidente questa foratura di alleggerimento che contribuisce sia al guadagno di peso che al tempo stesso anche alla trazione, perché se c'è dell'acqua poi l'acqua tende un po' a distribuirsi nei fori, per cui anche la trazione sul bagnato rimane molto valida in combinazione col compound che è ottimamente aderente. Una delle cose che ci hanno presentato è anche un secondo modello, il famoso Edge 2. Come l'hai visto e secondo te sarà disponibile sul mercato italiano nei prossimi mesi? So che non è facile prevedere, però cosa ne pensi? Sì, la Edge 2 è la scarpa che ASICS, in base alle ricerche che hanno fatto, suggerisce per i runner che loro definiscono cadence. Riassumendo, sono quelli che soprattutto quando accelerano aumentano soprattutto la frequenza piuttosto che allungare il passo. Per questo tipo di runner qua, loro hanno sviluppato già nella versione precedente la Meta Speed Edge, che ha una configurazione leggermente ridotta, ha un'altezza complessiva leggermente ridotta, perché secondo i biomeccanici ASICS risulta più favorevole per chi aumenta sostanzialmente la frequenza, quindi senza cercare di allungare il passo. La versione nuova è forse un po' meno, diciamo, modificata rispetto a quella della Sky, però anche quella ha avuto un incremento del materiale sotto il piede, perché in sostanza sembra riconfermato che più volume di materiale altamente elastico permette di immagazzinare e successivamente restituire una quantità ancora maggiore di energia elastica, quindi la scarpa diventa ancora più efficiente. Rimane che è una scarpa che
può essere destinata a una minoranza dei runner, perché pare che in realtà il grosso gruppo dei runner sia più facilmente ascrivibile alla categoria di quelli che loro definiscono gli stride runner, cioè chi quando accelera cerca contemporaneamente non solo di aumentare la frequenza finché ci riesce, ma anche di allungare il passo, che sono la maggioranza. Secondo stime ASI si possono andare dal 75 al 90, forse anche per cento, secondo quello che abbiamo preso noi dalle loro ricerche. Domani in effetti correranno il 90% delle persone, degli atleti con le Sky e il 10% con le Edge. Ultima domanda, secondo te possono essere queste scarpe adatte anche a chi corre a 4,15 o 4,30 al chilometro? Ma questo posso dirtelo dopo che l'ho provato io, che corro anche più lento, però direi di sì, fin tanto che comunque anche chi non è particolarmente veloce cerca di andare al meglio, quindi è al massimo delle frequenze che riesce a sviluppare e per i momenti in cui lui corre al più veloce che gli riesca di fare. Io direi che non vedo elementi negativi, perché tutto sommato la base è abbastanza larga, la consistenza c'è, soprattutto nella configurazione Sky, questo plate spostato più vicino al piede, come hanno anche spiegato a noi oggi i tecnici giapponesi, migliora anche il controllo generale, la stabilità e quindi in ultima analisi l'efficienza totale. Però quindi la scarpa, diventando anche più stabile e anche più efficiente, io tenderei a pensare che in realtà è più usabile di tante altre super scarpe rispetto a tutte quelle che c'erano prima. Va bene, grazie Filippo, stay strong, keep running. Domani non so se farai in tempo a correre, però ti faccio un augurio, cerca di collaborare con noi sul canale, sarebbe davvero fantastico, sei davvero il top in Italia, ti ringrazio. Va benissimo, grazie Massi, io scommetto sicuramente che tutto il personale domani lo fai e poi vedremo per il resto. Alla prossima, buona corsa a tutti.